con il giornalista Jacopo Iacoboni, autore del libro Oligarchi, sugli amici di Putin che si stanno prendendo l'Italia. Alla luce di quanto sta succedendo, è più il rammarico per il fatto di non essere stato ascoltato oppure la soddisfazione per aver anticipato i tempi? Ma in realtà devo dire c'è un po' di dispiacere, soprattutto per il fatto che alcune cose avrebbero potuto avere una funzione preventiva, alcune denunce, alcune inchieste, alcuni lavori che sono stati fatti moltissimo in Europa, specialmente nel mondo anglosassone, abbastanza poco in Italia. E adesso ormai, sai, tutto il lavoro che era stato fatto anche in oligarchi, ma insomma sul legame tra il regime economico del Cremlino, quindi questo giro di persone che sono arricchite grazie a Putin, ma in sostanza le cui fortune devono in qualunque momento possono essere revocate da Putin o utilizzate da Putin per fare la guerra, per esempio. E la svolta proprio nettamente dittatoriale di Putin, interna anche, prima ancora che la guerra, erano abbastanza chiare da anni. E questo, devo dire, fa un po' di rabbia perché adesso non so, è difficile dire, io penso che Putin avesse un disegno chiaro da molto tempo. Da molti mesi e forse da anni, e questo è l'esito abbastanza naturale. Ora invece la situazione con la guerra è diventata completamente imprevedibile e secondo me è anche in una certa parte sfuggita di mano, sfuggita al controllo. Cioè ora si aprono tutti scenari imprevedibili e pericolosi. A questo proposito, molti attendono da giorni l'attacco finale su Kiev, ma siamo sicuri che la Russia abbia questa potenza per conquistare l'Ucraina? Come andrà secondo lei questa guerra? Ma allora, diciamo, sicuramente c'è stata una, diciamo, no, miscalculation da parte del regime di Putin sulla resistenza dell'Ucraina, che è stata molto più forte di quanto loro pensassero e di quanto anche probabilmente gli stessi capi dei servizi segreti russi, dell'FSB, Putin avrebbe, secondo fonti informate, per esempio Andrei Soldatov avrebbe licenziato il capo e il vice capo del quinto dipartimento dell'FSB proprio per aver dato informazioni fuorvianti sulla guerra. Di sicuro la Russia sta assediando Kiev con una forza di artiglieria molto potente, distruggendo, radendo al suolo interi, diciamo, la periferia residenziale a nord-est e a nord-ovest di Kiev. Cittadine come Irpen, Bocha, Gostomel, però sta incontrando moltissima resistenza antitank, missilistica anche da parte degli ucraini. Sta perdendo molti soldati russi. Sono stati uccisi addirittura tre generali di corpo d'armata russi, quindi insomma figure impo molto importanti dell'esercito russo. È stata costretta a chiamare i ceceni e i siriani diciamo, al fronte. Hanno dovuto ammettere di aver chiamato i soldati di leva al fronte, cosa che di solito nelle guerre succede quando ci sono difficoltà, perché non è la prima scelta. E hanno ormai impegnato in Ucraina quasi il 95% delle loro risorse militari, quindi sostanzialmente le cose sono più complesse del previsto. Certo, purtroppo viene pagato ogni giorno il conto in migliaia di morti civili ucraini. L'esercito russo 2 anni fa sfilava per le strade italiane in pieno lockdown. Che cosa è stata quell'operazione? Un'operazione di intelligence e che rischi possiamo correre noi? Beh, quella lì fu un'operazione sicuramente di propaganda e anche di raccolta di intelligence della Russia in Italia, concessa allora graziosamente in una trattativa diretta tra l'allora premier Giuseppe Conte e Putin, anche in una certa misura bypassando le strutture del Ministero della Difesa e della stessa Farnesina. E ci furono molte polemiche perché appunto molte testimonianze, alcune anche on the records, dicevano che questi aiuti, presunti aiuti russi sul Covid erano in realtà all'80% inutili e che era un'operazione di altro tipo. E nei mesi successivi si è poi visto che era anche un tentativo di far penetrare il vaccino Sputnik russo in Italia, il vaccino anti-Covid russo. Operazione fallita, ma che comunque è stata molto forte anche nei media italiani e
e nella politica italiana. Ci sono stati molti politici che a un certo punto si erano sbilanciati a favore di Sputnik e di questo tipo di operazione, e in realtà anche le minacce che arrivarono dal Cremlino alla stampa, il giornale per cui scrivo, furono accolte con un silenzio raggelante da Palazzo Chigi. Palazzo Chigi disse, Conte, dopo 10 giorni fece un'intervista alla BBC in cui disse: il solo sospetto che gli aiuti russi all'Italia possano essere stati interessati offende me, disse, e credo offenda anche Vladimir Putin. Cioè il Presidente del Consiglio italiano si preoccupava più di Putin che non di un giornale italiano minacciato.